Maurizio Fratta, Nutrizione e Prevenzione del Centro Medico di Pordenone, da sempre aiutiamo le persone a gestire il loro peso. Ultimamente, anche grazie all'aiuto dei nuovi farmaci agonisti GLP-1, Saxenda, Vegovi e Mounjaro. Oggi vi parlo di aghetti ancora, perché questo è il Demonstration Kit di Mounjaro, dove c'è la penna che ogni medico che prescrive Mounjaro dovrebbe mostrare al proprio paziente. Non lo fanno, vero? Dovrebbe mostrare al proprio paziente come si usa. Perché? Perché non è infrequente la testimonianza di alcuni pazienti o di persone che si sono rivolte a noi che non hanno capito bene, leggendo le istruzioni, un po' perché non avevano voglia, un po' perché nessuno ha voglia di leggere i patacchi così di istruzioni, un po' perché, va a finire che buttano via una dose di Mounjaro. Ma come sapete bene, qui dentro di dosi ce ne sono 4, costa 340 euro, quindi buttare via una dose significa buttare via 85 euro. Ecco perché i medici seri vi fanno anche vedere come si utilizza la penna. Adesso io, che medico non sono, vi faccio vedere comunque come si utilizza la penna. Anzi, oggi no, ve lo faccio vedere la prossima volta. Oggi vi faccio vedere un'altra cosa. Quello che vi voglio dire è che quando vi viene prescritta una penna, voi la comprate così. Senza aghetti, dovete comperarvi a parte gli aghetti per la somministrazione. Quanto costino? Non lo so, qualche 10-20 euro, non ho idea, ma su 346 euro di listino di farmaco, la casa farmaceutica ha ritenuto inopportuno, perché così ognuno si sceglie gli aghetti che vuole, ha ritenuto inopportuno mettere nella confezione anche gli aghetti, cosa che invece la Novo Nordisk, quando vi mette a disposizione Wegovy, gli aghetti ve li mette. Questa è la penna di Wegovy, questi sono il posto dei 4 aghetti, che qui non ci sono perché noi li abbiamo usati per le dimostrazioni, ma qua ci sono 4 aghetti, uno per ogni settimana. Ovviamente non ve ne metto uno in più di riserva, perché gli aghetti costano tantissimo, costano, e quindi ve ne mettono solo 4, uno per ogni settimana. Mounjaro invece non mette nessun aghetto. E noi del Centro Medico Nutrizione e Prevenzione di Pordenone, quando prescriviamo Mounjaro, visto che siamo persone splendide, vi regaliamo anche 5 aghetti, senza farveli comprare in farmacia, che dovete comprarne magari 100 o spendere 20 euro. Ve ne regaliamo noi 5 e ve ne diamo anche uno di riserva, sempre perché siamo splendidi. Quello che vi voglio far vedere oggi, a proposito di aghetti, è che questa è la penna di Mounjaro, questo è un aghetto di Wegovy, preso dalla scatola di Wegovy. Vi faccio vedere che gli aghetti sono tutti uguali. Eccolo qua, avvitato. Questo è l'aghetto piccolissimo di Wegovy montato sulla penna di Mounjaro, ma montato sulla penna di Saxenda è esattamente la stessa cosa. Quindi gli aghetti sono tutti uguali per tutti i farmaci approvati al momento per il calo peso. Saxenda ve li dovete comprare, ma ne usate uno ogni giorno perché prevede una iniezione quotidiana. Wegovy ve li regalano 4, non sbagliate perché ne avete solo 4 una settimana. Mounjaro non ve li regala, ve li dovete comprare, nel nostro caso ve li regaliamo noi. A proposito, dal 1 novembre al 30 novembre chi viene al centro medico e non cala dopo un mese, quindi dal momento della visita al momento del controllo, riceve un rimborso completo di tutto quello che ho speso per visita medica, farmaco, bioimpedanzimetria e analisi del sangue. Questo per aiutare le persone un po' più indecise. Affrettatevi.